Ben trovati a tutti, io sono Francesco Piparis e vi do il benvenuto alla puntata di Almeno Due Pagine al Giorno di oggi, martedì 6 febbraio 2024. Avrete notato già alcuni cambiamenti rispetto alla solita struttura della nostra trasmissione, la nostra rassegna stampa culturale quotidiana su RBR Radio e TV. Questa mattina, allora, per me è davvero un onore e un privilegio tornare a conversare con Paolo Benvegnù in collegamento con noi. Ciao Paolo. Buongiorno a te Francesco, buongiorno a tutti, l'onore è mio, è un piacere immenso, credimi. Mi fai sentire veramente piccolino e questo è bellissimo perché insomma sono felice di tornare a incontrarti per conversare ampiamente in questa puntata del tuo nuovo disco e anche per anticipare il concerto che terrai all'Hiroshima Mon Amour di Torino tra due giorni. Intanto ti chiedo innanzitutto, Paolo, come stai e grazie ancora per essere qui con noi. Allora, di nuovo grazie a te, grazie a voi, anche al giovane uomo che ti dà una mano nella parte tecnica che ho visto prima. Il mitico tanto. Mattia Stesano. Mattia grande. No, sto bene. È bellissimo perché ogni giorno mi sembra di essere uno studente o una studentessa, mi piacerebbe di più, devo dire la verità, delle primarie. Certo. E perciò ogni giorno una scoperta, io sono davanti allo stupore miracoloso che la vita dona ogni giorno. Ciao. Se la serenità aiuta a questo è fantastico. Ma la serenità, insomma, innanzitutto siamo qui a parlare del tuo nuovo disco, tra l'altro a 20 anni dal tuo primo disco da solista, no? Piccoli Fragilissimi Film del 2004. Siamo qui a raccontare È inutile parlare d'amore, disco uscito il 12 gennaio per Woodworm. In una delle interviste che hai rilasciato in queste settimane tu dici che a 58 anni sei qui a parlare di un disco in formazione, sei un uomo tutt'altro che risolto, dicevi a Paolo Ferrari su Torino 7 qualche giorno fa, alla continua ricerca di comprensione delle cose. Insomma, il mondo è davvero complesso e molto spesso incomprensibile. Entreremo subito dentro le questioni anche sollevate dal tuo disco, insomma, che mi hanno un po' fatto frullare la testa, però insomma siamo davanti ad un'incomprensione totale del mondo o quasi, e tu invece hai, non dico delle ricette, ma comunque delle proposte per interpretare il mondo, no Paolo? Oppure già sono finito su una lastra di ghiaccio facendomi male No, io più che delle ricette ho delle ricerche, esatto, che faccio io, che sono ricerche personali, quotidiane, e perciò per certi versi non utili ai fini accademici e neanche sociologici. Ho come l'impressione che questa sia, nel primo mondo ovviamente, nel nostro primo mondo, sia una società dove c'è troppo, e questo è talmente, un'analisi talmente superficiale che penso che sia tangibile. Abbiamo troppo e non amiamo niente. E questo è un gran problema, perché ho come l'impressione che siamo un mondo di professionisti e invece se vogliamo metterla un po' sui francesismi, preferirei un mondo di amateur, di amatori, ecco. E siamo molto istruiti ma non educati sentimentalmente. È un mondo in cui, in tutta franchezza, mi trovo a disagio, ecco, mettiamola così. Però questo disagio non sfiora nemmeno il mio tentativo di comprendere le cose e soprattutto gli esseri umani, soprattutto me stesso. Insomma, penso di essere veramente incomprensibile, anche se con me stesso ho una vita durevole. Senti Paolo, a proposito di incomprensione del genere umano, insomma, la prima volta che ci siamo incontrati ormai diversi anni fa, dicevi più conosco le persone più apprezzo i vegetali, poi qualche anno dopo, insomma, in conclusione di questa conversazione manderemo anche un brano che riguarda le pietre, insomma, in quel pezzo tu dici più conosco il genere umano e più amo le pietre, le
comprendo le pietre. Oggi invece, in realtà, con questo disco, insomma, e ovviamente sei qui anche per smentirmi immediatamente, cioè mi sembra che, come posso dire, il filo rosso di questo disco sia comunque un atteggiamento più, insomma, usiamo le parole belle, secondo me, anche un po' più misericordioso nei confronti del genere umano, oppure sei ancora, diciamo, insomma, molto, molto, se vogliamo, in certi momenti anche spietato nei confronti, diciamo, del tempo che viviamo. Cioè, come lo possiamo interpretare? Perché io ho trovato, diciamo, un elemento anche di grande dolcezza dentro questo disco. Ma è un disco di amore profondissimo, perciò è di commozione verso quello che è la relazione con l'alterità. Cioè. Quello sì. Ora, profondissimo forse non dovevo dirlo, quantomeno per me profondissimo. Io ho profuso molte energie per cercare di, per certi versi, ricodificare alcuni significati di alcune parole, perché spesso sono verbosissimo, come puoi notare anche adesso. Meravigliosamente allora cercato... verbosissimo, fammelo dire. No, anche vergognosamente verbosissimo, sta di fatto che sta di fatto che quello che ho cercato di fare è di trovare un'altra dimensione delle parole che vengono comunemente usate, no? E sì. Questo è stato il lavoro di ricerca più grande all'interno della costruzione di questa piccola operina insieme ai miei compagni. Io mi commuovo sempre di fronte a un altro essere umano, cioè questa bellissima che è un bellissimo viaggio nell'inconscio dell'altro. Noi non sappiamo perché respiriamo, abbiamo un'inconsapevolezza totale di quello che siamo, e questo mi commuove nei confronti dell'altro. Devo dire che a voce ferme, in una dimensione, diciamo, più casalinga, indoor, viene da pensare al tennis, indoor, alle volte sono molto spietato sia con me che con gli altri esseri umani, ma quando poi mi muovo nell'oceano che è il riconoscere l'altro, io sono francamente per gli umani. Mi spiace, siamo molto stupidi, io in primis, perciò mi piacerebbe, con questi piccoli breviari di sopravvivenza, far cambiare la mia stupidità e magari, perché no, cambiare un grado solo di sguardo, di prospettiva di qualsiasi essere umano che voglia essere intercettato dalle cose inutili, perciò va benissimo. Senti Paolo, a proposito sempre di questa intervista che avevi rilasciato a Paolo Ferrari qualche giorno fa, insomma, lui ti chiedeva, insomma, che cosa è cambiato rispetto a 20 anni fa, il tuo primo disco, no? Piccoli fragilissimi film. Tu dici che in quel disco trovi un'innocenza che non posso avere oggi. Insomma, qui non è che stiamo semplicemente parlando della, come dire, della maturità, del cinismo oppure della rassegnazione, perché insomma la tua scrittura, la tua musica è sempre, insomma, questo lo dico da ascoltatore tuo appassionato, diciamo, è sempre tutt'altro che tutt'altro che rassegnata. C'è sempre, come dire, una prospettiva, fammi dire, insomma, sempre un po' lanciare il cuore oltre l'ostacolo, se vogliamo. Quindi, insomma, non c'è più l'innocenza di 20 anni fa, però evidentemente, cioè, tu guardi il mondo da un punto di vista un po' più approfondito, più attento. Insomma, a volte mi mancano anche le parole. Ma sì, ma tornando ai vegetali, è ovvio che io sono stratificazione di tutte le esperienze, ogni essere umano è stratificazione delle esperienze poi rielaborate. Perciò quando parlavo di innocenza non era in termini positivi, parlavo di cecità. Okay. Il senso è che comunque sia in me c'è sempre un candore che mi intenerisce, ho un candore rispetto alle cose, credo a tutto, e questo è, da un lato, è bellissimo e fa di me un disadattato che in questo momento può parlare con te soltanto grazie alla legge Basaglia del 1978, e d'altro canto questo candore è proprio un'ingenuità quasi da Candide di Molière. Vivo il mondo, vivo la realtà che azzanna, cercando solo l'altrove,
e perciò quando vado dal gommista sono in difficoltà, perché non riesco a dirgli: guarda, a me mi pagano tra 60 giorni, posso certo. darti del denaro, cioè non capisco per quale motivo non sia possibile applicare ogni regola. Insomma, ecco, sono un po' un disadattato, mettiamola così. Francesco, la tua è grande generosità nel dare spazio sia a me, che sono un disadattato, che a quella compagnia di criminali che è il collettivo Paolo Vigliù. Ti ringrazio tanto. Tra l'altro, tra poco parleremo di quella bellissima compagnia di criminali che ti accompagneranno sul palco anche tra due giorni, intorno insomma anche ad un mini tour insomma che le cui date insomma stanno galoppando, e di questo sono molto contento. Però prima del prossimo ascolto musicale voglio tornare sull'ascolto che ha aperto diciamo questa nostra conversazione all'interno di Almeno Due Pagine al Giorno di oggi. Siamo partiti con canzoni brutte, no? Tu per Rolling Stone, diciamo, il giorno dell'uscita del disco, hai diciamo scritto una sorta di introduzioni che sembrano, come dire, anche partiture di una sceneggiatura, diciamo, del tuo disco, no? All'interno di Canzoni Brutte scrivevi che insomma questa sembra quasi una canzone, scrivi, per poeti minori, per i mediocri di ogni tempo, per gli incapaci di eccellenza. Insomma, ti piace sottolineare la rivincita di Robin su Batman. Insomma, se questa è la scrittura di un disco adattato, sinceramente, allora io non saprei come definirmi. Il ghigno beffardo di Minnie mentre porta a casa Topolino ubriaco. È geniale, diciamo, l'apertura, diciamo, il commento, diciamo, il pezzo di sceneggiatura, passami insomma la definizione rispetto a Canzoni Brutte, perché insomma qualcun altro in rete commentando e scrivendo del tuo disco dice insomma: Paolo Benvenu non è assolutamente in grado di scrivere canzoni brutte. Però tu, insomma, l'attacco della tua canzone, mi sono sempre domandato come fare per sbarcare il lunario, oppormi mi è necessario la catena produttiva industriale e distruttiva. Così mi sono concentrato seriamente, ho ascoltato in radio, in tripudio di iodio, pazienti in fila per il mare hanno canzoni da cantare. Mi fai dire che insomma questa è poesia pura o è troppo, Paolo Benvenu? No, è troppo, è un po' un flè, sono motteggiamenti. Cioè, la discussione sui poeti minori e i pittori minori è una cosa invece un po' più seria. Sono convinto di questo, sono convinto del fatto che la valutazione su chi è maggiore e su chi è minore si può fare in atletica, ad esempio, e non per questo io non ho un occhio al saltatore in lungo che non va oltre 8.01 in tutta la sua vita. Quando fa il massimo è 8.01 a 18 anni come a 35, eppure tutta l'energia la concentra lì. Quella secondo me è una cosa da non sottovalutare, certo. Non è inutile, perché se non ci fosse il diciannovesimo, il primo, cioè nel senso, uno è il primo in graduatoria perché ci sono anche gli altri, ecco. Secondo me è interessante, se fosse una competizione nell'arte la competizione non esiste. Ho smesso di fare agonismo sportivo proprio per cercare uno spazio in cui non ci fosse competizione, e ho scoperto che nella musica e nelle arti in generale c'è ancora più competizione, tra l'altro in Fingarda, perché non puoi neanche legarti a un tempo. Ho fatto 9.95 e tu 10.15, vediamo chi è più forte, no? In questo caso, nel caso dell'arte, quantificare è stupido, è proprio stupido, ma va bene. Detto ciò, è un brano che ho scritto mentre ero in autostrada, perciò ha tutti i crismi del viaggio autostradale, i camion che sorpassano i camion, e le canzoni non bellissime che spesse volte si ascoltano in radio quando si è in macchina. Insomma, hai ascoltato qualcosa che ti è andato un po' di traverso e quindi hai deciso di scriverne un'altra, titolandola proprio Canzoni Brutte. Insomma, secondo me qui già c'è del grande talento, però fammelo dire insomma in maniera anche un po' ruffiana. Ma intanto allora... No, io avrei voluto scrivere canzoni buffe. Avrei voluto scrivere canzoni buffe, perché sono più un uomo buffo che un uomo brutto ultimamente. Sei bellissimo, Paolo Benvenu, sei bellissimo. Ma intanto allora io direi ascoltiamo il prossimo passaggio musicale, sempre dal nuovo disco di Paolo Benvenu, perché insomma oggi comincia Sanremo, c'è stata un'altra intervista in cui tu hai parlato di questa canzone. Intanto permettimi di lanciare questa Pescatori di Perle.
Intanto Paolo, in una intervista che hai rilasciato invece a Luca Castelli per il Corriere della Sera, nell'edizione torinese di ieri 5 febbraio, si parla proprio di questa canzone. Allora, si parla di una canzone che tu hai proposto in realtà al Festival di Sanremo, che tra l'altro parte stasera, e che è stata rifiutata. Io sinceramente non voglio neanche sapere i motivi per i quali questa canzone meravigliosa è stata rifiutata, diciamo, no? Però è una canzone che ha un candore incredibile, insomma, questa canzone qui, la scoperta di nuove intuizioni per donarle, per aiutare il risveglio di tutti, scrivi nelle note, cercando solo una carezza, un abbraccio, come un bambino che non vuole niente, solo qualche sorriso. Insomma, ci racconti qualcosa in più di Pescatori di Perle? È stata un'intuizione semplice, perché probabilmente ho capito che la mia frustrazione non è legata né alla posizione che ho nel mondo, che è una posizione infima, né alla mia miseria personale, che è la miseria di tutti gli esseri umani, specialmente del genere maschile, devo dire. La mia frustrazione sta nel fatto che non riesco a convincere nessuno di quanto tutto sia incredibilmente meraviglioso. E perciò è una canzone che è nata in 3 minuti, si sente, è semplicissima, non ha l'ambizione di essere un brano intellettuale, per quanto nell'ingenuità ci sia una parte che forse è più importante dell'intelletto, cioè il prepensiero. Certo. È come se fosse andato prima della corteccia cerebrale nel scrivere questo brano. Non ripeto, è un brano semplice, è un brano che persino mia figlia, che ha 7 anni, comprende, e perciò è una cosa un po' nuova per me, però l'ho lasciata andare. Una volta non mi sarei mai permesso di lasciare andare una cosa del genere, invece la lascio andare le cose, perché più vado avanti più comprendo che quando non si è affetti da banalità, la semplicità di ogni cosa è la sua intierezza. E perciò niente, è così. L'anno scorso l'avevo appena scritta, è stata mandata, penso, a Sanremo da persone che lavorano per me, con me, da Woodworm, è stata apprezzata, ma ovviamente non è stata presa giustamente, anche secondo me, perché le canzoni hanno una loro storia. E io penso che questa canzone debba avere la sua storia, per poche persone e amatori e non professionisti del settore, perciò va bene così. E allora noi amatori del settore ce la teniamo, come insomma, sul nostro podio, diciamo, del cuore, delle canzoni che ci scaldano davvero, e questa è una Grazie. Canzone bellissima dal mio punto di vista. Intanto noi siamo alle 10:32:24, siamo in coda alla prima parte di Almeno Due Pagine al Giorno. Allora Paolo, Tecnica e Simbolica, questo è il brano che apre il tuo nuovo disco, ed è, come dire, anche questo in realtà uno di quei testi della prima parte, diciamo, del tuo disco, in cui se vogliamo non le mandi neanche a dire, insomma, sei abbastanza esplicito su come stanno le cose, su come, diciamo, il tuo sguardo, insomma, nella tua sceneggiatura per Rolling Stone, insomma, c'è questa domanda di un infante: madre, padre, mi puoi perdere, diciamo. È un tema questo anche della, insomma, del timore, diciamo, della perdita, che insomma tu attraversi in qualche modo, diciamo, nel tuo lavoro, no? Ma è chiaro, cioè, nel senso, ognuno di noi ha questo rapporto non più esclusivo verso l'altro, ma c'è sempre qualcosa e qualcuno che ci guarda. E ovviamente la nostra posizione nel mondo non è più una posizione familiare, ma una posizione sociale. La posizione sociale, in questo momento storico, senza andare a ripetermi, ma ha a che vedere con lo sguardo sociale e digitale sociale. Perciò, ma questa era una metafora per far comprendere quello che succede, cioè questo brano va a contestualizzare il tempo e lo spazio in cui si svolge l'azione di tutto questo disco.
è un mondo dove siamo molto controllati e dove ciò che facciamo non ha un riscontro valoriale, lo ha soltanto a livello di posizione personale come produttori di qualcosa e come consumatori di qualcosa. Perciò la metafora del dare da mangiare al cane quando il cane poi prima o poi ti mangia, insomma, è qualcosa di già sentito, magari per certi versi, ma non è tanto lontano dal mese di cassa integrazione che ho sentito che ha dato Stellantis agli operai di Mirafiori. Certo. Ecco, nel senso che paradossalmente, anche parlando in epica o in metafora, si può parlare del personale, del quotidiano e in questo caso anche del sociale. Ascolta Paolo, ma tu come la vivi, diciamo, parlavi insomma di questa società del controllo, no? In cui insomma si vende una pseudo libertà che in realtà non è, insomma, in questa fase del tempo digitale che viviamo, in cui insomma noi ci illudiamo di essere liberi, ma in realtà, come dire, abbiamo venduto l'anima al diavolo, se vogliamo, per usare, come dire, un'affermazione trita e ritrita, Paolo. Ma guarda, ti rispondo con le parole di Gaber e Luporini, che sembra che c'entrino relativamente, Certo. però secondo me sono calzanti. Ora non mi ricordo il nome del brano, ma mi ricordo più o meno testualmente quello che viene detto. Se un giorno riuscirò ad amare senza dovere, allora riuscirò davvero ad amare, ad essere libero. Ecco, è come se ogni giorno ci svegliassimo, avessimo il dovere di fare qualcosa per farci vedere. Nella realtà è una pratica soltanto umana e specialmente degli ultimi 30 anni. E mi dispiace che sia andata così, perché sono un informatico della prima ora e ho smesso di fare l'informatico nell'89, nel momento in cui ho capito che saremmo andati verso questa deriva, che non è che questo qua non è che non sono che i prodromi, attenzione, quello che Certo. succederà tra una ventina d'anni sarà ben peggio. Perciò, insomma, ecco, mettiamola così. È come se fossi stato un operaio della Valtrompia, in provincia di Brescia, a cui danno un pezzo non completo e a cui devo inserire una spoletta. È abbastanza difficile non pensare che quella spoletta non sia di una mina antiuomo. Non me la fanno vedere tutta, me la fa vedere poco, però io so che quella è una spoletta. Ecco, il mio tipo di consapevolezza è stato quello: smettere di fare l'informatico e tornare a bagnarmi nel rapporto, nella relazione con gli esseri umani. Diciamo che economicamente è andata malissimo, ma dal punto di vista del guardarsi allo specchio la mattina mi trovo meglio. Evviva, e ne siamo contenti anche noi, insomma. Intanto, volevo anche segnalare per i nostri spettatori e ascoltatori più attenti, anche lettori, sul numero di gennaio di Rumore, a parte c'è una recensione di Barbara Santi al disco di Paolo Benvegnu, anche una lunga intervista del direttore Rossano Lomele con Barbara Santi a Paolo Benvegnu, in cui Paolo, insomma, racconta molto approfonditamente in questa rubrica molto interessante di Rumore che si chiama I Complessi. Racconta molto del suo lavoro e anche della sua vita. A proposito invece, Paolo, di libri, qui ad almeno 2 pagine al giorno, come puoi immaginare, diciamo, i libri sono assolutamente di casa. Rispetto anche a precedenti, diciamo, incontri che abbiamo avuto, ma anche ad altre interviste che poi ho recuperato in rete, tu spesso parli e citi libri che ti hanno anche formato, se vogliamo. In uno dei nostri primi incontri tu citavi Il mare verticale di Giorgio Saviane e poi hai citato in altre interviste Memorie dal sottosuolo di Dostoevskij, tra l'altro un libro tremendo e meraviglioso. Credo che la migliore definizione che si possa dare dell'uomo sia questa: creatura bipede ed ingrata, insomma, sembra, insomma, D'accordissimo. che è meravigliosa come definizione. Da Memorie del sottosuolo sono andato a recuperare la mia copia Garzanti, insomma, nella mia libreria. Sexual Persone di Camille Paglia ripeto, Memorie dal sottosuolo, ma c'è un libro che torna quasi sempre, cioè Le avventure di Tom Sawyer, no? Perché, insomma, questo libro non manca in realtà, diciamo, nel tuo racconto, diciamo, dei tuoi riferimenti letterari, anche se, insomma, mi dicevi poco fa che adesso sei più attratto, diciamo, dalla poesia. Paolo. Sì, allora Tom Sawyer, perché penso che sia stato il quinto libro che ho letto a 6 anni e mezzo. Avevo una febbre violentissima, è stato letto per 20 giorni.
ho letto 5 libri di saga, tra l'altro era un regalo di mio padre, perciò certo. Uno dei pochi, dei rari regali di mio padre, e ha pensato a darmi dei libri, è stato bravissimo. Bellissimo. Certo. Ho 5 libri di Salgari o Salgari o come si voglia definirlo, e Tom Sawyer, lo spalancamento e il candore di un giovane essere umano ad ogni tipo di emozione, al di là dell'amicalità, anche all'amore prepuberale, di tutta quella scrittura mi rimane il momento in cui Tom Sawyer, penso Amy, che era la sua compagnuccia dell'epoca, di cui era vagamente innamorato, come ci si può innamorare a 7 anni, si perdono negli abissi oscuri di una caverna, inseguiti da Hawk l'indiano, che la rappresentava il male, e poi dopo non voglio dire come finisce, ma sta di fatto che in quella vicenda ho sentito tutto quello che mi interessava degli esseri umani: la rincorsa verso gli abissi, la volontà di andare verso la leggerezza e la linea verticale nel volare via, l'amore profondissimo verso le cose, verso le persone, e la paura, il timore da cui bisogna fuggire, perché viviamo soltanto di timori e saremo molto più liberi senza lo zaino pesantissimo delle nostre paure. E dicevi, Paolo, di questa passione adesso per la lettura poetica, no? Della poesia, più che per la prosa, sì. No? Sì, perché la prosa, essendomi cimentato in maniera minimale, è qualcosa che è uno scibile molto largo e per certi versi più praticabile per me. Nella poesia, che per me è abbastanza impraticabile, la poesia soltanto parlata, perché io la faccio, cerco di essere poetico con armonia, melodia, con i suoni, perciò con il corpo in campo quando sono dal vivo, perciò è una cosa più complessa. Io verso la semplicità e il guizzo fenomenale dell'intuizione primigenia piena di fuoco faccio fatica, perciò ricerco nella poetica ciò che io normalmente non riesco a trovare nella mia giornata, e ne esco trionfante, perché la poesia dell'altro è molto più interessante della poesia mia. Riesci a farci un nome di un poeta che ti scalda, o di una poetessa che ti scalda in questo momento? Ne ho tanti di nomi, certo. Farei un torto, perché sono tutti nomi che mi mandano delle poesie, okay. Farei un torto a definire qualcuno in particolare. In realtà a me arriva un fiume di poesia, e perciò leggo quello perché mi insegnano tante cose, lungi da me, l'ho detto subito, sono un giovane studente di scuola primaria, studentessa di scuola primaria. E tutto ciò che mi arriva è maestria. Ecco, io sottendo a questo, mi inchino a tutti coloro i quali hanno voglia di mandarmi delle cose. Più delle volte tutte queste cose mi colpiscono, mi fanno pensare. Uno studente, studentessa in formazione, insomma, un altro elemento molto presente in questo disco, soprattutto in un brano, Marlene Dietrich, la rivoluzione, tu credi in una rivoluzione al femminile, scrivi da qualche parte, no? La storia degli esseri umani è fatta di millenni di vessazioni nei confronti del femminile, si consumano ogni giorno chilometri di inchiostro, cioè, quintali di inchiostro, ma anche, insomma, pagine internet per questa questione, ma evidentemente, cioè, è evidente che non stiamo facendo grandi passi avanti rispetto, alla fine di questa, storia di vessazioni nei confronti del femminile. Cioè, tu su questo hai un'idea molto definita e molto netta, mi sembra di capire, no, Paolo? Ma certo che sì, ma più che altro bisognerebbe semplicemente aprire gli occhi, no? In un'epoca in cui anche dal punto di vista cinematografico ci inventiamo sempre nuovi supereroi, abbiamo di fianco, certo, queste supereroine che sono palesemente legate al cosmo. Non fosse altro che per il ciclo della natalità, che ogni 28 giorni ritorna in maniera inesorabile. Abbiamo di fianco, al nostro fianco, delle supereroine, e non le vediamo mai.
in più se riuscisse a fare una, come dire, un piccolo excursus nella propria esistenza passata e in quella che potrebbe essere uno svolgimento nel futuro, la prima parola che si dice è mamma e l'ultima parola che si dice è mamma. Quando manca il femminile, quel femminile nella tua vita, sei allo sbando, sei da solo. Allora, visto che uno dei problemi degli esseri umani è questa solitudine immanente che fa stare male, ma perché allora non rivolgersi e finalmente trattare bene coloro che rendono possibile la nostra esistenza? Credimi, per me questo, io sono veramente un uomo poco intelligente, ma questa follia degli esseri umani che non comprendono questo mi sembra veramente da stupidi. In confronto mi sembra di essere quasi un essere umano senziente. E allora Paolo, intanto abbiamo ancora, diciamo, poco meno di 2 minuti, il tempo è volato, insomma, ascoltarti è sempre un grande piacere. Un concerto di cellule in riproduzione, materia di incandescenza, venti impossibili da governare, e come dire, se vogliamo, la frase che campeggia, diciamo, sopra le date del tuo tour che sarà a Brescia il 9, il 22 febbraio a Roma e poi in provincia di Modena e poi ancora Marostica, Castiglione del Lago, ma dopodomani sei all'Hiroshima Mon Amour di Torino insieme al tuo collettivo Benvenu, Luca Baldini, Daniele e Gabriele Berioli, Saverio Zacchei, Tazio Aprile, se non sbaglio, no? E cosa succede sul palco in questa fase, diciamo, della vita dal vivo di Paolo Benvenu? E succede il contrario di quello che succede in altri luoghi, cioè noi, quantomeno più che il contrario, succedono delle sfumature di diversità, mettiamola così. Noi lavoriamo a canovaccio e a seconda del tempo e del luogo ci diamo dei piccoli appuntamenti nei brani, ma poi fondamentalmente ognuno fa quello che crede in quell'istante. E questo può significare soltanto 2 cose, o qualcosa di veramente interessante, perché senza rete, non dico sublime, ma quantomeno senza rete, oppure qualcosa di terribile. Io opto sempre per questa seconda ipotesi, cioè, perché in un mondo dove tutto è perfetto, fare qualcosa di terribile è almeno dare un segno di discontinuità. Però no, il nostro collettivo è veramente un collettivo di naufraghi su una zattera. Perciò quello che succede per noi sarebbe veramente ideale riuscire a trasportare in un mare difficile da governare questa zattera insieme alla zattera di uno degli astanti. E allora, ovviamente l'invito è dopodomani, se siete insomma dalle parti di Torino, ma anche insomma rispetto agli altri luoghi che vi ho citato poco fa, l'invito è ad andare ad un concerto di Paolo Benvenu e del suo meraviglioso collettivo, perché è inutile parlare d'amore, come dice lo stesso Paolo, è un paradosso, però insomma in una società dove tutto è improntato, io cito sempre Benvenu, insomma non mi permetterei mai, dove tutto è improntato sull'utile economico, l'amore in sé è inutile e ciò lo rende unico e meraviglioso, un'oasi di libertà. Paolo, grazie per condividere con noi questa oasi di libertà. Intanto grazie per essere stato con noi ad almeno 2 pagine al giorno. Spero insomma ovviamente di abbracciarti giovedì a Torino. Grazie a te Francesco, grazie a te per l'accoglienza. Fatelo dire, sei un uomo veramente accogliente e commovente questa tua accoglienza nei nostri confronti. Grazie a Matteo, grazie a voi tutti. E per la pazienza anche, perché Dio mio, stamattina sono stato veramente logorroico, perdonatemi. Sei stato meravigliosamente logorroico, grazie Paolo, allora grazie ancora, buon lavoro, buon viaggio verso Torino e buon tour per buone cose, insomma per tutto. Grazie ancora, un abbraccio, buona giornata Paolo.